Dicono che ora con la guerra in Ucraina i diplomatici, la diplomazia, le persone di pace abbiano perso la voce. Non è così. Oggi la nostra voce è più forte che mai. Si riuniranno i sindaci anche questa sera. Questa sera arriveranno le delegazioni, domani mattina a Palazzo Vecchio cominceremo i lavori e ovviamente dedicheremo uno spazio importante a quello che sta succedendo in Ucraina e cercheremo anche di mandare un messaggio forte a tutti i sindaci delle due aree, sia quella russa che quella ucraina, perché lavorino per la pace. Io credo che anche i sindaci della Russia debbano ribellarsi a questa logica della guerra e debbano far valere gli interessi delle città. Le città lavorano per la pace, non lavorano mai per la guerra. Beh, stiamo lavorando a scrivere la dichiarazione di Firenze. Quella dichiarazione conterrà degli impegni per il futuro. Siamo in grande, in paziente attesa del discorso del Santo Padre, qui a Palazzo Vecchio e nell'Omelia e nell'Angelus. Siamo sicuri che Papa Francesco, accanto a noi, potrà mandare un messaggio fortissimo alla comunità internazionale. E in questi frangenti così gravi e difficili, la voce dei sindaci, la voce del Papa, la voce dei vescovi è molto importante, anzitutto per far sentire anche la nostra vicinanza agli ucraini che vivono e lavorano in Italia. Noi abbiamo più di 2.500 ucraini residenti nell'area metropolitana di Firenze, che lavorano, che contribuiscono alla vita della nostra comunità. E a queste persone dobbiamo dare un messaggio di vicinanza perché molti di loro hanno i familiari in Ucraina, oggi hanno paura, sono preoccupati, ci stanno chiamando e dobbiamo dare loro tutto il supporto possibile. Purtroppo siamo tutti in grande tensione, le notizie che arrivavano anche stanotte sono notizie drammatiche. Lo ha detto il nostro sindaco e io tendo a ribadirlo con grande forza. L'unica parola sulla quale noi dobbiamo puntare è il tema della pace. Queste giornate a Firenze possono, e noi ci auguriamo possano, lanciare un messaggio internazionale, perché avere allo stesso tavolo tanti sindaci e tanti vescovi provenienti da realtà così differenti è sicuramente un segnale di unione, un segnale di pace, che è l'unica cosa di cui abbiamo bisogno in questo momento.